come faccio a diventare uno youtuber? Mi fai pubblicità? Che attrezzatura devo usare per fare video su YouTube? Un attimo, adesso ve lo spiego. Allora, ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi andremo a parlare di un argomento un po' particolare e tanto richiesto da voi, o almeno da molti di voi. In parecchi mi chiedono come faccio a diventare uno youtuber. Allora, questo è un argomento, a parer mio, molto delicato. In che senso? In molti vogliono diventare youtuber semplicemente per avere la fama o per i soldi di YouTube. Ma dovete sapere che non è tutto rose e fiori. Perché? Innanzitutto, per diventare uno youtuber di successo, cosa che io attualmente ancora non sono, bisogna avere tanta pazienza, tanta voglia e tanta passione, perché questo mestiere, perché è un mestiere, ripetiamolo a tutti quelli che dicono ancora il contrario, comunque questo è un mestiere, al contrario di quello che si possa pensare, la testa è impegnata 24 ore su 24 tutti i giorni. Poi ovviamente dipende da come lo si vuole strutturare, però considerando che stiamo parlando di non ancora i miei livelli, ma un po' più avanti, di portare i soldi a casa, ci devi pensare un po' di più. Se vuoi fare di questo la tua professione, ovviamente. Ma comunque, come iniziare a fare video su YouTube? Beh, per iniziare a fare video su YouTube si può usare tranquillamente lui, un iPhone o un qualsiasi smartphone che faccia dei video di una qualità accettabile in 1080. E basta, potenzialmente basta, perché ormai dagli smartphone si può ottenere veramente il massimo, sia in qualità di registrazione video sia montaggio, perché con un minimo di basi si riesce a registrare un video degno, con una qualità video buona, una qualità audio buona, e si riesce anche a montarlo per poi direttamente caricarlo su YouTube. Fine. Anche la copertina, volendo, si può fare sul telefono. Quindi quello che vi vorrei far capire è che per iniziare a fare video su YouTube non necessariamente abbiamo bisogno di quello che ho io in questo caso, che non è ancora nulla rispetto a quello che vorrei. Però ecco, adesso mi ricollego al discorso passione. Io ho sempre registrato video e li ho sempre montati sin da quando avevo credo 7-8 anni, con i mezzi che avevo all'epoca, quindi nulla, li registravo con le mani. Però questo è un altro discorso. Comunque, avere l'attrezzatura che ho io adesso è un investimento che ho fatto e che sicuramente continuerò a fare, perché questa è la mia passione. A me piace tantissimo l'ambito tech, l'ambito YouTube, l'ambito video editing, tutto quello che c'è dietro YouTube e non solo. Il gaming, i computer assemblati, non si vede, c'ho la sedia, eccola, vabbè, comunque l'avrete già visto sul canale. Fatto sta che a me tutto quello che ho piace, quindi avendolo già, quale opportunità migliore di sfruttarla su YouTube? Ed è per questo anche che ho questa attrezzatura. Ma vale la pena spendere tutti questi soldi per un'attrezzatura così importante per iniziare a fare video su YouTube? Assolutamente no. Perché? Vi spiego subito. Perché all'inizio, se avete o meno l'idea di cosa portare come contenuti, come format sul vostro canale, è un bel problema. Anch'io all'inizio sono partito senza avere un quadro completo di quello che volevo e tuttora ancora non lo so. Però l'importante è riuscire ad avere una comunicazione abbastanza buona davanti alla telecamera, riuscire ad esprimere al meglio il proprio pensiero e a cercare di far arrivare al meglio possibile alla gente quello che appunto stai pensando e quello che vuoi trasmettere. Sì, sei ancora impacciatello davanti alla telecamera, hai vergogna, non sai di cosa stai parlando, ecco, quello è un bel problema. Quindi invece di investire sull'attrezzatura bisognerebbe investire un po' sul pensiero, incominciare a capire cosa realmente si vuole fare e se realmente si vuole fare, perché una volta incominciato, a meno che non vi piace lasciare le cose a metà, è brutto appunto interrompere così da un momento all'altro e via, buttare tutto quello che si è fatto.
Quindi, ricapitolando, come faccio a diventare uno youtuber? Semplice, ti deve piacere, devi sapere che è comunque un mestiere sacrificato, perché non ci sono feste anche qui, a meno che non te le programmi e non riesci a gestirti il lavoro al meglio, ma questo significa che occuperai la tua settimana come un lavoratore normale, quindi bisogna pensare il video, scriverlo, registrarlo, montarlo, caricarlo su YouTube, seguire il video e fare tantissime altre cose che non sto qua a dirvi perché non standoci dentro non sapete minimamente di cosa sto parlando, salvo qualcuno di voi che già qualcosina sa e si è aperto questo video è proprio per questo. Altre domande che mi vengono fatte su Instagram specialmente: mi puoi fare pubblicità? Ti puoi iscrivere al mio canale per pubblicizzarlo? Allora, chiedere pubblicità sui video si può fare, però bisogna anche essere consapevoli di avere qualcosa da offrire, perché se io dico ok, posso anche farlo, vado sul tuo canale YouTube, lo apro, zero iscritti, zero video, e cosa devo pubblicizzare? Cioè, allora, se io vado a chiedere pubblicità a qualcuno è perché voglio che gente arrivi sul mio canale, guarda chi sono, guarda cosa faccio, se gli piace si iscrive e fa tutto il resto, però ha qualcosa da vedere, ha qualcosa da mangiare. Se io vado sul tuo account, Instagram, YouTube e quello che sia, e non trovo nessun contenuto, ma io perché mi devo iscrivere alla tua pagina, al tuo canale? Queste richieste mi vengono fatte da ragazzi di età parecchio bassa. Però vabbè, ci sta, posso capire, lasciamo stare. Il problema è quando mi viene fatto da persone un po' più grandi. È là che mi viene il dubbio e dico: allora vuoi pubblicità per quale motivo? Perché hai intenzione di costruire una carriera e di andare avanti? O perché semplicemente brami la fama, il denaro, così? Non è tutto oro quel che luccica. In quest'ambito non funziona tanto così. Quindi, io direi che per questo breve video è tutto. Spero di avervi reso l'idea, di avervi fatto capire che se volete intraprendere questa strada, dovete volerla. Ma non volerla perché volete diventare famosi, volerla perché avete un qualcosa da dire, un qualcosa da trasmettere, avete un qualcosa che vi faccia dire: minchia, bello, voglio farlo perché mi piace questo mondo, perché voglio appunto trasmettere qualcosa, non solamente perché volete diventare famosi. Alla fine diventare famosi in sé per sé non è niente. Starete sempre davanti a una telecamera a parlare con un futuro pubblico che non sapete nemmeno se vi starà guardando. Quindi niente, per questo video è tutto, seguitemi su Instagram per avere altri aggiornamenti, anche se in questo periodo sono un pochino più fermo del solito, dato che questa quarantena non mi sta dando spunto quasi per nulla, e noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi!